Buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci giunti all'epilogo di questa nostra rassegna. Siamo all'ultima puntata. A questo punto dovrei tirare le somme, ma non mi va di annoiarvi in un discorso che potrebbe anche essere abbastanza ovvio. I brani più belli e più divertenti di gran varietà sono stati forse, non so, un migliaio. Sì, signore, non esagero e non mi interrompa. Quanto al fatto che la nostra rassegna antologica resterà incompleta, bene ha fatto la RAI che, con una logica tutta italiana, ha ragionato in questo modo. Non ci siamo riusciti perché il materiale di gran varietà è veramente tanto? Allora, rifacciamo gran varietà e mettiamone da parte dell'altro. Mica male! E così troveremo mio figlio, il maggiore, tra 10 anni farà l'antologia del secondo decennio di gran varietà. Mica, ma Gianluca, ti aspetta una bella cosa qui. Scherzi a parte. Devo annunciare a chi non mi ha ascoltato domenica scorsa che dalla prossima settimana, a dispetto di tutti coloro che la consideravano un capitolo chiuso della radio italiana, riprenderà gran varietà come prima e, auguriamocelo, meglio di prima. Qualcuno mi ha accusato di aver esagerato, di aver peccato di una certa preferenza. Insomma, io voglio dire che in questa rassegna dei primi 10 anni di gran varietà mi è sembrato giusto favorire Raimondo Vianello, che più degli altri ha diviso con me il compito e l'impegno di presentare lo spettacolo. Poi diciamoci la verità, ha subito un furto e le repliche vengono pagate, per cui, ragazzi, è così e basta. Poi io non c'entro un tubo perché appena dico mettiamo una cosa ne mettono un'altra, per cui non sono nemmeno. Scusatemi, questa partigianeria è buon divertimento. Intro in radiocronaca di qui il festoso arrivo di Marcello sul palcoscenico dell'Auditorio A. Mastroianni in questo momento sta sollevando il piede destro molto lentamente come sua abitudine e lo poggia adesso in terra circa 80 centimetri da quello sinistro che è rimasto saldamente ancorato al suolo. Perfetto! Poggiato il piede destro per terra, ora alza quello sinistro sempre tranquillo e sicuro delle sue possibilità. Lo ha quasi alzato del tutto! Ora spingi in avanti il piede sinistro facendoli superare quello destro perfettamente immobile sulle tavole del palcoscenico. Con uno scatto mirabilmente lento Marcello ha portato il piede sinistro a circa 80 centimetri oltre quello destro in posizione avanzata. Passo meraviglioso, signori! Marcello ha segnato il primo passo verso questo microfono. Che attore, che attore! Comincia adesso ad impostare per grandi linee il secondo passo. E dato che il nostro microfono è a circa 8 metri dalla quinta di destra da dove sta entrando Mastroianni, ci conviene per ragioni di tempo andarli incontro. Ecco, ci avviciniamo. Ah, caro Marcello. Ehi, Marcello, ma che fai dove? Marcello. Dicevo, caro Marcello. Ciao, caro. Ciao. Ah, grazie Marcello per essere venuto. Questo è gran varietà, eh? Come ti sembra? Sì. No, scusa, che significa sì? No, vuoi forse dire che ti piace, no? Scusa, no, capisco la tua pigrizia, ma non potresti usare un linguaggio più ricco? Dico, non potresti usare qualche parola in più, eh? Beh, sì e no. Ma come sia no? Non capisco. Ti pareva. No, scusa, vuoi forse insinuare che secondo te normalmente non capisco? Bravo! Ma allora sono un cretino! No, si dice... Ma come si dice? Beh, lasciamo perdere, guarda. Oh, Marcello, scusa, raccontaci qualche cosa che ti riguarda, che appartenga alla tua vita. Insomma, dici qualche cosa di te. Io? Marcello, lo so che tu sei uno, vero, di poche parole, ma io, capisco che ti appartenga io, ma se puoi dettagliarlo un po' di più, per favore. Io? Marcello. Sì, ma dico, entra in particolari, non so, dettagli, in fioretta. Io, Marcello, Mastroianni.